Che cosa può significare, secondo il suo punto di vista, un'approvazione di questa riforma costituzionale? Come cambierebbe appunto il rapporto tra enti centrali e Stato, soprattutto in termini di spese e di trasferimenti? Grazie. Sì, io brevemente, siccome dovevo ancora una risposta che per ragioni di Sui tempo costi, non ho potuto infatti dare ne ho nel fatta primo simile apposta. intervento, la do ora, che è quella appunto sui costi. Allora, io condivido le cose che diceva prima Civati, nel senso che questo è un tema che agitato in questo modo non credo che produrrà grandi risultati per il Partito Democratico, perché spiana la strada ad una visione della politica assolutamente populista e antistituzionale. Ma nel merito vorrei dire alcune cose. Perché i presunti grandi risparmi di questa riforma, la Ragioneria Generale dello Stato ci ha detto che sono circa 50 milioni di euro. Ora, 50 milioni di euro sono i soldi che negli ultimi 4 anni, solo con interventi, diciamo, ordinari e di buon senso, ha risparmiato la Camera dei Deputati senza fare alcun taglio di rappresentanza politica dei cittadini. Aggiungo che siccome ci sono state proposte nella discussione parlamentare, da questo punto di vista molto più serie e anche diciamo molto più forti di quelle di Renzi, Renzi dovrebbe spiegare perché non ha votato l'emendamento proposto da me e da Sinistra Italiana, che proponeva, come si diceva anche in qualche intervento precedente, 400 deputati e 200 senatori, che sono 600 e sono meno dei 630 più 100 dopolavoristi, che avrebbero ridotto in maniera equilibrata la rappresentanza di Camera e Senato, consentendo il funzionamento del Parlamento, perché 100 dopolavoristi non potranno mai controllare il lavoro di 630 deputati. Allora, per farla così era meglio l'abolizione del Senato. Inoltre, se parliamo di risparmi, non accetto questo tipo di ragionamento sulla democrazia, 50 milioni di euro, quando contestualmente ci si ripropone il ponte sullo Stretto di Messina, che costa 8 miliardi e mezzo di euro. Allora, di cosa stiamo parlando? Stupidaggini. C'era anche la questione del quesito che brevemente vorrei dire. Perché, allora, io dico la mia, penso che aver riportato l'attenzione dell'opinione pubblica in queste giornate sulla questione del quesito in questo modo, dal nostro punto di vista, non sia stata una cosa intelligente. Io dico come la penso. Nel senso che è evidente che il quesito è una truffa, però è talmente una truffa che dal mio punto di vista sarebbe stato molto più efficace ironizzare su questa cosa, piuttosto che fare appelli al TAR o cose di questo genere. Cioè, se uno scrive un romanzo rosa, poi lo può anche intitolare Il nome della rosa, ma non è Umberto Eco. E quindi forse bisognerebbe spiegare che appunto chi ha proposto questo titolo non è una figura terza e indipendente, per cui i cittadini voteranno sulla base di un quesito oggettivo, ma è semplicemente che chi vuol truffare con questa riforma sta truffando anche con il titolo della riforma, e quindi era molto più semplice. Chiudo invece sulla questione del titolo quinto. Anche qui c'è un ragionamento di fondo. A me piacerebbe che una volta nel nostro paese si potesse affrontare un tema seriamente, e cioè nel 2016 in Italia quali e quanti livelli istituzionali servono per rendere servizi migliori ai cittadini e rendere loro la vita più semplice? Perché noi continuiamo a fare riforme o presunte riforme. Prima abbiamo iniziato con le province, adesso facciamo questa riforma del titolo quinto e del Senato. Io penso che si potessero fare, l'ho detto anche nel mio primo intervento, alcuni ragionamenti che riguardano il regionalismo. Trovo paradossale però di questa riforma che si istituisce il Parlamento, diciamo il Senato delle autonomie e delle regioni e contestualmente si toglie poteri alle regioni, perché o è una cosa o un'altra. Cioè in Germania, dove si costruisce un Senato sulla base del fatto che parliamo di uno Stato federale, si danno dei poteri forti alle regioni, anche di interdizione e di veto laddove si toccano i bilanci regionali. E qui invece facciamo una cosa che non sta in piedi come tutto il resto, cioè si istituisce questo Senato delle autonomie, ma alle regioni si tolgono tutti i poteri e i pochi che restano, c'è cioè questa clausola di supremazia che consente non al Parlamento, ma al governo, sulla base di un presunto interesse nazionale, di togliergli pure quelli. Aggiungo infine, per completare il pasticcio di questa riforma, che questa riforma divide ancora di più il paese,
Perché mentre le regioni a statuto ordinario ricevono questo tipo di trattamento, cioè sostanzialmente non capisco più le regioni a cosa serviranno, saranno delle grandi ASL, non lo so, perché non si capisce più. Le regioni a statuto speciale invece non vengono minimamente toccate, perché si rimanda alla revisione degli statuti e quindi ad accordi successivi. Quindi una roba grottesca, e anche da questo punto di vista non risolve alcun problema e, diciamo, ci porta in una situazione di potenziale ingovernabilità anche di questo settore delicatissimo. Perché siccome io penso che una riforma del regionalismo andrebbe fatta, e l'Italia non può continuare a seguire le mode, e non è che siccome nel 2000 erano tutti federalisti, perché la Lega aveva lanciato questa parola d'ordine, tutti federalisti e il centro-sinistra fa quello schifo di riforma del titolo quinto, adesso senza colpo ferire, senza alcun ragionamento serio, anche rispetto banalmente a come hanno funzionato le regioni, alle cose che hanno funzionato, alle cose che sono andate male, come bisognerebbe fare in qualunque paese normale, no, si è diventati d'amblè centralisti. Però dietro tutto questo c'è quel ragionamento, cui facevo riferimento nel mio primo intervento, che questa riforma fa parte di un'idea di governance europea, e il tema è quello di accentrare i punti, diciamo, di spesa, diciamo così. Cioè tutto deve passare dal governo, perché siccome siamo nell'austerità, non si possono più spendere risorse per far crescere il paese, per fare investimenti, per garantire un welfare dignitoso e tutto il resto, allora bisogna centrare tutto su una persona sola. L'uomo solo al comando è funzionale a questo, al fatto che poi arriverà qualche ordine da Berlino o da Bruxelles e hai il fido esecutore che esegue gli ordini. E allora anche l'attacco alle autonomie fatto in questo modo corrisponde a questa logica, e questa è un'ulteriore motivazione per respingere questa riforma.